Taglio del nastro per la nuova palestra della sede staccata del liceo scientifico Galilei di Viale Vespucci a Pescara, unitamente alla parte nuova del liceo per un importo di 1,8 milioni di euro. All'inaugurazione presenti tra gli altri anche il presidente del consiglio regionale Sospiri, il presidente del consiglio comunale Antonelli, il vice sindaco e assessore comunale alla pubblica istruzione Santilli e il sindaco Carlo Masci. Particolarmente soddisfatto il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Un lavoro che i ragazzi attendevano da tanti anni. Diciamo che questa è la fine di un percorso iniziato nel 2018 quando furono stanziati i soldi, poi si sono alternate diverse amministrazioni, oggi siamo finalmente arrivati a questo taglio del nastro che era, come ripeto, molto atteso non soltanto dai ragazzi ma dall'intera città, perché voglio ricordare che questa palestra sarà a servizio della scuola ma anche delle associazioni cittadine come nel caso di altre strutture sportive. Un ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno preceduto e che hanno appunto iniziato un percorso, c'è stata una sinergia tra il passato e il presente per regalare a tutti noi, ai ragazzi in modo particolare, un futuro ricco di cose belle. E al benessere degli studenti pensa il dirigente scolastico del liceo Galilei, Carlo Cappello. E con molta soddisfazione sono qui presenti i rappresentanti d'istituto, è un'opera che ci ha accompagnato negli ultimi 3 anni e mezzo e finalmente i ragazzi la vedono completata. Sono soddisfatti per gli spazi che avranno a disposizione e questo ci dà soddisfazione perché vederli contenti significa che abbiamo creato un ambiente dove possono vivere meglio, apprendere meglio. Il nostro scopo è quello di farli stare bene i ragazzi a scuola.